sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: siate pronti con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese. Siate simili a quelli che aspettano il loro padrone quando torna dalle nozze, in modo che quando arriva e bussa, gli aprano subito. Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli. In verità, io vi dico, si stringerà le vesti ai fianchi, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. E se giungendo nel mezzo della notte o prima dell'alba li troverà così, beati loro. Parola del Signore. Del Santo Evangelo cancella i nostri peccati. Prontezza, dignità e vigilanza. Queste sono le caratteristiche di coloro che attendono il Signore. Lo dice Gesù in questa breve pericope che abbiamo ascoltato, dove l'Evangelista Luca ci riporta questo dialogo, questa discussione, questo insegnamento che Gesù rivolge ai suoi discepoli. Siate pronti. Cosa significa essere pronti? Essere pronti significa essere immediatamente capaci di rispondere a quanto il Signore ci chiede e ci dice, a non lasciarci mai trovare impreparati dal Signore. Essere pronti significa avere quella serenità d'animo dove non bisogna sistemare le cose perché già tutto è sistemato. E avere quella serenità nel cuore dove sappiamo che in qualsiasi istante il Signore può venire a visitarci, a trovarci, a domandarci, a chiedere conto. Lui e il Signore può farlo. A che punto sei? E noi ci dobbiamo far trovare dignitosi, ossia con quella veste che Gesù ci dice deve essere stretta ai fianchi, ai nostri lombi, essere cioè dignitosi, non di quelli che inciampano nelle loro vesti. Anticamente la veste lunga, quando ci si poneva a servizio, si prendeva il lembo della veste e si metteva nella cinta, nella fascia, per essere agili anche nell'andare. Ecco la dignità del servo vestito, ma anche nel contempo non impacciato. Questa è la dignità del servo. Un servo deve essere dignitoso e deve essere scattante, pronto per rispondere al comando del Signore, del padrone, e ancora con la lampada accesa, cioè con quella luce che ci permette di distinguere quello che altrimenti nelle tenebre non riusciremmo a distinguere. E avere la lampada accesa significa essere capaci di capire che è il Signore che ci domanda una cosa, la luce della fede, la lampada della fede, ma anche la lampada della ragione,
perché la nostra fede illumina ciò che altrimenti sarebbe solo con la ragione non distinguibile. Ecco che la luce della fede permette anche alla nostra razionalità, che è un dono di Dio, l'intelligenza, l'intelletto è un dono del Signore, ecco, di capire quello che il Signore ci chiede, e non solo, distinguere il Signore quando viene e bussa. E se nel mezzo della notte o prima dell'alba il Signore, quando verrà a bussare alla nostra porta, alla porta della sua casa, del suo tempio, alle porte del nostro cuore, che è il luogo dove lui vuole entrare, deve entrare, ci chiede conto di quello che abbiamo fatto, ci troverà solerti, pronti, svegli, dignitosi, beati questi servi. Vedete, il Signore non ci chiede di essere di quelli che non dormono mai. A volte ci può essere il naturale assopimento. Noi tutti, mi auguro, abbiamo avuto un sonno ristoratore questa notte, altrimenti oggi saremmo stati un po' cadaverici. E se non lo abbiamo avuto, dobbiamo cercare di trovare momenti di serenità dove ci riposiamo, ma essere svegli, vigilanti, non significa non assopirsi, significa aver sistemato tutto, sicché quando sai che c'è il momento in cui devi essere pronto all'azione, non ti trovi impreparato. Il Signore non vuole che noi siamo impreparati. Sì, è vero, il Signore ama anche, potremmo dire, le improvvisate, un po' come quelle realtà che giungono all'improvviso, quei momenti spontanei che ci fanno vedere come le cose non programmate sono anche le più belle. Però bisogna essere pronti, mai improvvisare con il Signore. Con il Signore non si può improvvisare. Con il Signore noi dobbiamo essere preparati. Allora ci dia il Signore la grazia di vedere Lui passare a servire noi. E quando noi ci facciamo trovare pronti, dignitosi, svegli, vigilanti, come Lui ci vuole, ecco, la ricompensa ci verrà da Lui. Lui passerà a servirci, ci farà mettere a tavola. E vedete, nella celebrazione dell'Eucarestia non siamo noi a servire il Signore, è il Signore che si prende cura di noi. C'è un adagio siciliano che dice: "Ntonura Dio lavora". Forse è proprio questo che vuole dire il Signore a noi stamattina, in questo tempo, in quest'ora, nell'oggi. Non domani, dopodomani ci penserà il Signore. No, già oggi stesso, quando noi non ci preoccupiamo e ci mettiamo ad ascoltare il Signore e ci mettiamo a tavola con Lui, è Lui che ci onora, che ci serve, che si prende cura di noi. Voglia il Signore in questo giorno prendersi cura di noi. Noi siamo venuti a onorarlo, a servirlo, ad adorarlo, a benedirlo, a ringraziarlo. È Lui che in questo momento si sta prendendo cura di noi, delle nostre ansie, delle nostre preoccupazioni, per trasformarle, per la Sua misericordia, in momenti di grazia che Egli vorrà farci sperimentare con la Sua benevolenza. A Lui l'onore, la gloria e la benedizione nei secoli dei secoli. Amen.